Non fa mai. Ecco, ascoltiamo cosa da dire padre Livio sul prezzo della benzina. Bene, carissimi, siamo arrivati al termine del nostro commento alla stampa. Siamo arrivati al nostro caffeino matutino. Come avete visto, cari amici, è aumentata di brutto la benzina. Riempiamo la tazzina con la pace divina. Gratis. Meno male, almeno quella gratis. Grazie, gratis, padre Livio, guardi. Bisogna vedere se la macchina parte con la pace divina, non so. Bisogna vedere se la macchina parte con la pace divina. No, ma dai, cosa stai a dire? L'importante è che lui ci abbia benedetto. Allora, grazie padre. Cosa succede invece adesso? Si avvicinano le feste di Natale, tutti gli anni Radio Maria fa sempre lo stesso, chiamiamolo giochino, cioè invita gli ascoltatori in maniera più o meno velata a fare delle donazioni. A fare delle donazioni, beh, perché Radio Maria ha tante per spese, i poveri, ha un sacco di ripetitori, no, proprio non è nemmeno per i poveri, per Radio Maria, per il sostentamento della radio. Poverini, gli mancano i soldi. E usa sempre un'argomentazione Ciputi molto particolare, cioè padre Livio fa capire che tu più denaro dai, più da lassù hai un canale privilegiato. Quando sarai avrai la strada più spianata, ecco, quando sarai vicino all'altissimo, l'altissimo dirà: ah, tu hai tirato fuori, non so, più soldi per euro. Padre Livio, allora siederai alla destra del padre, siederai alla destra o all'estrema destra, non so, ora del padre, non andrai, non so, negli inferi con i peccatori come Branche. Ma Ciputi può stare alla sinistra, Ciputi può stare sì, sempre a sinistra, sempre. Beh, insomma, però vicino, ecco, vicino, pur pagando, ma sempre a sinistra. Ecco, Ciputi, anche tu dai quello che... Allora, padre, io pago quello che vuole pur di andare alla sinistra. Allora, io invito anche Ivan, ovviamente, a fare attenzione all'inizio dell'intervento di padre Livio e alla fine. Attenti bene, perché sono veramente due momenti topici della carriera di padre Livio e Radio Maria. E allora ci affidiamo alla generosità dei nostri ascoltatori, che sono generosissimi. C'è uno strato di persone che veramente si sta mettendo i tesori in paradiso col suo aiuto. C'è anche una grande parte del nostro pubblico che insomma non fa il sacrificio per andare alla posta, ma ci sono tanti altri modi, c'è il bonifico bancario, si può fare il RID in banca, il RID alla posta, insomma, vigile un po' la pigrizia. In questi tempi bisogna vigile un po' la pigrizia per sostenere questa grande opera di Dio che è Radio Maria, che fra l'altro ha anche un riscontro sociale molto forte, perché aiuta tanti malati, tante persone sole e i carcerati. Poi, come già vi ho detto ieri sera, ci stanno i cappellani richiedendo migliaia di radioline di nostra ideazione di Radio Maria da distribuire gratuitamente nelle carceri. Allora, sì, guarda, siamo sicuri che povero padre Livio ne ha tanto bisogno. Anzi, volevo chiedere a Ivan se era capitato qui in Italia, appunto perché doveva portare magari qualche aiuto monetario al nostro padre. Ivan, ci chiarisca. Babushka tovarish Lenin, padre Livioski, babushka tovarish Stalin, padre Livioski, babushka. Babushka, sempre la canzone. Babushka. Ancora la canzone di Kate Bush. Che ha detto Brian, traduci. Gli piace, vuole cantare. Ha detto che è favorevole che è qui per dargli tanti soldi. Lui canterà babushka. Per dare soldi a padre Livio. Metteremo. È contento padre, abbiamo sentito anche dalla grande madre Russia, aiuteranno economicamente Radio ecco, Maria. Volevo sapere, ecco, voi, ecco, Ivan, padre Livio si sta attrezzando, donando tante radioline ai carcerati per ascoltare Radio Maria. Possiamo capire che conforto avranno i carcerati ad ascoltare. Beh, si redimono dai loro peccati, più o meno lo stesso conforto vita che hanno guardando, non so, il calendario di Mara Carfagna nuda, ecco, ad esempio, ecco, con la radiolina di Radio Maria. Ecco, voi cosa fate? Donate, non so, delle copie della Pravda a tutti i carcerati? Niente. Gulag. Niente assoluto. Li mandate in gulag, va bene. Niente assoluto. Ecco, non c'è proprio. Gulag profonda. Ecco. Quando arriva così, ragazzi, questa è una quando entra così a gamba tesa, ragazzi, mi fa godere. Non è solo la gamba tesa. Grande Brian, lui è sempre pronto. Allora, attenti ragazzi, adesso ancora sempre uno stralcio da questo intervento di padre Livio. Non ne abbiamo mai abbastanza, vogliamo sempre più padre Livio nella nostra trasmissione. Porta avanti la causa della donazione, perché bisogna donare a Radio Maria, perché Radio Maria è una radio senza pubblicità. Ecco.
abbiamo... No, sto rivolgendovi un appello, perché qui noi ci affidiamo alla provvidenza, perché cosa volete? Con le poste sono triplicate per quanto riguarda l'avvio dei giornalini. Per tutte le sovvenzioni dello Stato, cioè lo Stato pagava una cifra abbastanza, rimborsava una cifra abbastanza sostenuta a tutte le radio per quanto riguarda le spese elettriche, l'elettricità, no? Che per noi, avendo 1000 ripetitori, sono cifre enormi di milioni di euro, lo Stato rimborsava una parte dell'ENA e adesso l'ha tolto. E insomma, fra tali vari, noi siamo a rischio proprio, cosa volete? Però noi non introdurremo mai la pubblicità, cari amici, perché non sarebbe più la radio della Madonna. Allora, niente pubblicità. Niente pubblicità, la Madonna non vuole queste cose. Grazie Padre Livio. Grazie, Brian, anche te lo sai che non devi fare pubblicità. Mi raccomando. Madonna. Allora, noi a forza di prendere in giro Padre Livio, no, prendere in giro, insomma, noi non lo riproponiamo, anzi, dovrebbe Padre Livio... Oddio, darci... ci ha sentito e ci vuole scomunicare. Allora, qui vicino a me è venuto un personaggio, io non lo faccio solo ascoltare la voce ai nostri ascoltatori. Buonasera a tutti gli ascoltatori dell'Eternauta. Io volevo dire che a forza di ascoltare insieme a Georg la sera sul divano davanti al camino la vostra trasmissione, ho finalmente conosciuto Padre Livio. È una persona... Non c'è da ridere, eh? È una persona molto buona, ma lui non sa che proprio questa mattina con Georg abbiamo fatto una bolla dentro la vasca. No, ecco, Santo Padre, non ride, mantenga un certo decoro. È una cosa di naturale che fanno le genti nelle vasche. E in questa bolla, che si chiama De Publicitate Omni, noi abbiamo pensato per Radio Maria di fare la Nostra Signora della Reclame il 12 di dicembre, quindi ieri, yeah. No, 14, quindi domani. Sarà Nostra Signora della Reclame. Quindi tutti quelli che vogliono fare pubblicità sulla Radio Maria non c'hanno che tramandare i soldi che anche con i rincari della benzina e che ci sono tutte queste cose, anche per fare andare la Papa Mobile in giro per i posti, noi abbiamo di bisogno. I boccali in alto. Insomma, avete fatto la famosa bolla papale. Bolla. La bolla papale nella vasca. E io e Santo e Padre, io. Siamo... Allora, lietissimi di averla qua con noi, ci mancherebbe, onorati, ma rimetti dentro quelle tette, però. Brian, sì, non si può vedere, per favore, una roba che non... almeno davanti a allora, io, sua Santo Santità. Padre, approfittando, sì, della sua presenza, sì, vorrei sottoporle un, sì, quesito, cioè un quesito, insomma, una cosa che ci assila da diverse puntate qua all'Eternauta. Sì. Cioè, Padre Livio ha parlato, sì, un giorno di pick up religioso. Ecco, sì, io le faccio sentire. Magari lui, ecco, ci risolve l'annosa questione. Non so se lei riesce a capire quello che Padre Livio voleva dire. Ecco, ci dicchilo, sveli il mistero dicchilo, divino. Ecco, io gli faccio ascoltare, Padre Livio. Ascoltiamo. Sarà anche una religiosità, fai da te, dunque molti credenti seguiranno una morale sessuale personale, ma il pick up religioso, cioè pick up vuol dire piglia qua, piglia là, tira su, di qua, tira su di là, cioè la religione fai da te di altri paesi da noi non esiste. Ecco, Santo Padre, non so se lei può sono aiutarci. Settimane che noi sono ci interroghiamo su questa esternazione, almeno lei ci faccia chiarezza. Allora, appunto, il pick up religioso ho fatto con Georg. È la Papa Mobile, per caso, il SUV del Papa, cos'è? Ho fatto una bolla con Georg. Ho fatto una bolla con Georg
per il pick up religioso. Piglialo qua, piglialo là. Tiralo qua e tiralo là. Ecco fatto. No. E no, siccome siamo al passo coi tempi, che se ne dica, noi abbiamo fatto anche nostra la cultura IKEA. Per cui te la fede te la prendi e te la monti a casa tua. Ecco, con il ecco tuo cacciavite. Non c'eravamo sì, arrivati. Io me la monto a casa mia, è vero. Per sì. venire incontro anche alle esigenze. Tu lo monti a casa tua, lui no. monta a casa sua, io monto a casa mia. Georg, lo stesso. Ma lei, Santo Padre, monta a casa mia. I mobili dell'IKEA. La vede che ognuno si monta a casa sua. Vabbè, beh, certo, certo. Sti operai sono proprio degli, siamo proprio degli zoticoni. Allora. Io sono sceso tra di voi sperando anche in un clima di accoglienza più certo. più. Cercate di aprire i vostri piccoli cervelli per arrivare. Ci sentiamo beati da questo momento. Anche Brian si è purificato. Santità, noi quello che ci capita apriamo tutto, io. Ma io vi benedico anche per questo, Grazie, grazie. È bellissimo. Di qua e di là dal vetro. È un po' come Urbi e Torbi. Diamo benedizione di qua e di là, dal vetro. Grazie, grazie, grazie. Siamo molto onorati di averla qui. Sempre se l'ho dato. Sempre. Chi? Sempre gliel'hai dato anche. Chi? Sì, sì, sempre sì gliel'ho dato. Allora, dopo la benedizione Ruby e Torbi, che abbiamo appena avuto, ecco, io, insomma, Santo Padre, quando vuole venire, questa è la casa delle libertà. Casa sua. Quando vuole venire molto. Qua da noi, noi siamo onorati, ecco. Casa delle libertà non si dice, eh? Ma voi, no, ma non va più di moda. La pagate lì, c'è alla radio. Ecco, direi di passare con il prossimo brano. Adesso ecco, abbiamo un altro brano in scaletta. Io non lo pago. A proposito di... Io non lo pago. Santo Padre, non tiri fuori questo argomento, perché qui, cioè, non vorrei... No, faccio per fare un po' come mi dice Ghior, per stare vicino ai giovani, faccio un po' il sborone. Questa cosa dici, eh? Il no global. Il Santo Padre sborone, guarda, vabbè. All'Eterna, in esclusiva. I papi moderni. E se lo dico io, Allora, grazie, Santo Padre, grazie. Noi la ringraziamo. Prego. Questa è casa sua, quando vuole tornarci a trovare. Prego, vuole, prego. Venga pure anche... Tutte anche, le volte che abbiamo, cioè, un dubbio su se vuole Padre Livio, cosa anche, voglia dire. Anche certo. materializzarsi qua, cioè senza che suoni il citofono. Ah, vuole venire tipo teletrasporto di Star certo. Trek. Qui nello studio noi... Io faccio così, questa cosa è di muoversi con le macchine la faccio per dare un po' di spettacolo. Se no io mi muovo con la fede. Ah beh, questo l'avevamo capito. Mi muovo con fede. Anche con lei con fede. Anche lei andava a Palazzo Grazioli. Ci dica la verità. Ormai lo hanno sputtanato sì, tutti. Sì, via della conciliazione, giri a destra e poi. E c'è l'oggettina. Allora, ringraziamo il Santo Padre. Ecco. Grazie. Chiamatemi sua... pure Santo. Per voi, tra amici. Grazie. E noi ci ascoltiamo Laurex Palla, se poi torniamo con la rubrica dei giovani. Stringiamo